Aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Buonasera, buonasera a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata di Fischio Finale. Siamo come sempre qui in diretta su Teleromagna per occuparci e per vedere tutto quello che riguarda i campionati professionistici o dilettantistici, che dir si voglia, della nostra terra. Lo faremo con l'aiuto di Luca Leoni. Ciao Luca, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a te, buonasera a tutti. Luca ci racconterà quest'oggi, testimone del ritorno al successo del Forlì dopo una settimana di cui ci occuperemo con davvero colpi di scena a non finire. Ma assieme a Luca Leoni, ecco a voi Oberlan Melini. Ciao Oberlan. Salve, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Un ritorno graditissimo, Oberlan, anche perché ne hai visti parecchi di trasmissioni nostre di Fischio Finale, insomma, un amico sempre di vecchia. Sempre gentili, insomma, a chiedere di essere qui e io sono felice di venire. Ti posso presentare come presidente della Sampierana negli anni scorsi. Mi pare quasi un'anomalia, però è così. Negli anni scorsi, diciamo, abbiamo addetto, sempre scherzato. Addetto ai lavori cosa. E nello stesso tempo anche presidente della società di calcio di promozione della cittadina, non paese, della cittadina dove vivo. E ne parleremo perché, come sapete, la Sampierana è una delle società del campionato di promozione che attendono proprio di tornare in azione con questa sosta prolungata. Ci sarà Oberlan un recupero il 13 febbraio contro l'Asar e poi il 27 febbraio il campionato con il match, big match lo possiamo dire, contro il Pietracuta. Tutto ciò per quanto riguarda la promozione, di cui purtroppo oggi non ci occuperemo se non a proposito della Sampierana, ma Luca, partiamo subito a vedere i risultati delle classifiche, quantomeno in Serie B, per pochi risultati e pochi aggiornamenti. Sì Andrea, recuperi della 19ª giornata con Cittadella Cosenza 1-1, Vicenza Alessandria 2-1, Parma Crotone 1-1. Come detto, tre recuperi che erano rimasti in sospeso, questi della 19ª giornata, tre aggiornamenti anche per quanto riguarda la classifica. Importante innanzitutto la vittoria, come dicevamo, della Vicenza, che scaccia i cattivi pensieri, quelli che riguardavano mister Cristian Brocchi. Torna in ultima posizione, ma quantomeno condivisa con il Pordenone. Poi i pareggi, il Parma che non riesce veramente a scrollarsi di dosso le difficoltà fino ad ora incontrate, dunque un punticino comunque utile per la causa, così come il punticino ottenuto da Cittadella e Cosenza. Andiamo però dove interessa molto da vicino la nostra terra, cioè la Serie C, Girone B. Abbiamo due vittorie da segnalare per Cesena e Imolese. Partiamo dalla Cesena che ha giocato all'ora di pranzo contro l'Olbia e ha vinto 3-0. L'Imolese invece ha battuto il Teramo 1-0. Poi Aquila Montevarchi, Pontedera 0-0, Fermana, Carrarese altro 0-0, così come Gubbio, Grosseto, Pistoiese, Vispesaro 0-1, Reggiana, Siena 1-0, Virtus Entella, Modena 0-2 e infine Viterbese, Pescara 1-3. Abbiamo un quadro completo anche perché adesso inizia il ping pong di giornate tra recuperi e quant'altro, si giocherà praticamente ogni tre giorni, ma intanto continua la corsa a perdifiato di Reggiana e Modena, quest'ultima squadra giunta alla 14ª vittoria di fila e sempre capolista, ma sempre in compagnia dei cugini Granata della Reggiana che hanno battuto il Siena. Dunque confermato il margine di 11 punti su un Cesena che però ha dato una svolta importante al proprio campionato battendo l'Olbia, perché ha guadagnato punti su due almeno delle tre inseguitrici ravvicinate, ovvero Ancona Matera bloccata sul pari dalla Lucchese e poi l'Entella sconfitta, ma vedremo anche un po' le immagini e parleremo di quello che è accaduto contro il Modena, un match molto con molte controversie per un rigore prima dato e poi annullato ai Liguri.
E poi, come detto, però, il Pescara che mantiene il passo. Infine, come dicevamo, l'Imolese, vittoria d'oro, 23 punti, ora in cascina, in attesa di scoprire se verrà accettato anche il ricorso sui due punti che erano stati tolti in precedenza, anche perché tutte le altre contendenti hanno pareggiato o perso davvero un balzo, come vediamo anche in classifica, clamoroso. Andiamo però in Serie D, nel Girone C, Luca, non abbiamo buone notizie per la Romagna. No, perché il Cattolica cade 0-3 contro il Cartigliano, l'Adriese perde contro il Clodiense 1-2, l'Arzignano batte l'Ambrosiana 2-1, Este Campodarsego 0-1, Luparense Caldiero 1-1, Mestre Charlins Muzzane 2-1, mentre Levico Belluno, San Martino Speme, Montebelluna, Spinea Delta Porto Tolle sono state rinviate. Queste le tre partite, la buona notizia è che erano state preventivamente annunciate, per cui non ci sono stati rinvii dell'ultima ora, ma il Cattolica che continua a perdere anche oggi una sconfitta pesante 3-0 in casa contro il Cartigliano e come vediamo penultima posizione, ma Cattolica che ha addirittura due partite in più rispetto allo Spinea e anche rispetto al San Martino Speme, una in più rispetto a Este e Ambrosiani, insomma ha il rischio di vedere le avversarie che possono recuperare o staccare ulteriormente la squadra giallorossa. È comunque appassionante invece il girone D di Serie D, oggi abbiamo tanti risultati molto importanti per la Romagna, Luca. Partiamo da Bagnolese, Athletic Carpi 0-2, Borgo San Donino, Mezzolara 1-1, Forlì, Anzione Milano 2-1, Prato Rimini 0-1, Progresso Correggese 1-1, Ravenna, Real Forte Querceta 1-0, Sasso Marconi, Givi Borgo 2-0, Tritium, Aglianese 2-2, mentre sono state rinviate rispettivamente Lentigione, Seravezza e San Maurese Fanfulla. Partite rinviate e una sorta di effetto elastico che riguarda sia il Ravenna che il Lentigione che anche lo stesso Rimini, perché quest'oggi è arrivata la risposta della squadra romagnola del Rimini, capolista in casa del Prato, vittoria di misura e successo fondamentale, come vediamo, per la classifica per consolidare la prima posizione. Non ha giocato il Lentigione che aveva recuperato uno degli impegni precedentemente rinviati mercoledì scorso, scavalcando il Ravenna, non però in questa circostanza contro sorpasso, seppur con una partita in più rispetto agli emiliani del Ravenna, secondo in classifica dopo il gol firmato proprio da un ex riminese, quello di Spinosa ieri nel match casalingo contro la Real Forte Querceta, e poi il rinvio, come detto, della San Maurese, ma soprattutto la vittoria della Forlì nella settimana più delicata forse degli ultimi anni del Forlì, con il doppio cambio dell'allenatore, l'esonero di Gadda, l'arrivo ma poi la ripartenza immediata di Farnetti, alla fine il successo firmato dalla squadra di Graffiedi 2-1 contro il l'Alcione Milano e classifica ora che finalmente torna a respirare. Non è ancora il momento di parlare di un'eccellenza a motore pieno, a pieno regime, perché si giocherà il turno, la terza di ritorno, solo domenica prossima. Oggi però tre recuperi. Luca, dici come sono andati. Sì, recuperi della 15ª giornata con classe Sampa Imola 1-1, del Duca Grama San Pietro in Vincoli 0-2, Russi Diegaro 2-0. E allora affacciamoci proprio sulla classifica di questo campionato. Non giocava la capolista, la Fierriccione, giocava però il Russi che aveva tre punti da difendere rispetto alla Diegaro, vittoria casalinga che vi testimonieremo successivamente, e accorcio proprio verso la prima posizione, Russi a 26 punti rispetto ai 31 della Fierriccione, e poi vittoria d'oro per il San Pietro in Vincoli per agganciarsi proprio alla del Duca Grama, successo nel derby, e altro derby ravennate, quello fra classe e Sampa Imola, e le due squadre invece mantengono le distanze con il pareggio casalingo appunto del classe contro il Sampa Imola, resta un unico punto a dividerli.
Insomma, come detto, tanto di cui occuparci, lo faremo, vedremo anche le immagini della vittoria della Cesena Primavera nella giornata di ieri, un successo 4-0 contro il Benevento, ma del Cesena invece dei grandi ci occuperemo tra pochissimo dopo una brevissima sosta pubblicitaria. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meddola. FAM Batterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza. Progettiamo, realizziamo e installiamo ogni tipo di struttura esterna. Ogni montaggio è realizzato su misura, basandosi su un progetto personalizzato e mirato. Progetto Arredo Esterno si prende cura di te. Dall'idea iniziale al progetto finito. Vieni a trovarci nella nostra sede. Siamo in via Ravegnana 300 a Forlì. E allora il Cesena che tornava in campo dopo la sconfitta che aveva chiuso il 2021, quella di Gubbio e il pareggio casalingo contro la Viterbese, quest'oggi alle 12.30 ha un anticipo importante contro l'Olbia ed è finita alla grande 3-0 per la squadra di William Viali. Andiamo subito a vedere tutto quello che è accaduto. Erano dunque più che cospicue le motivazioni della Cesena perché l'anticipo della mezza non andasse di traverso ai bianconeri. Innanzitutto c'era la volontà di riscattare la prova opaca offerta 8 giorni fa contro la Viterbese, ma soprattutto anche l'intenzione di tenere a bada le inseguitrici del terzo posto. Quello che non era successo contro la Viterbese accade contro l'Olbia. Cesena che parte alla grande, ma soprattutto trova subito il gol. Il cross di Candela su cui si avventa Pierini. Un'azione spettacolare inaugurata dal passaggio di Steffè per la sponda di Caturano e poi avete visto come si sia sviluppata con il cross. A botta sicura c'era dietro di lui un altro giocatore della Cesena, ma ci pensa Pierini. 1-0. Reazione però dell'Olbia nel primo tempo pericoloso in diverse circostanze. Siamo al 23esimo, c'è Ragazzu che scarica per Biancu, la conclusione è alta. Un Ragazzu che illumina come sempre l'attacco dei sardi, il giocatore più temuto e anche più temibile, si può dire senza ombra di dubbio, in questo caso facile la risposta del portiere Nardi, ma alla mezz'ora è invece l'attaccante funambolico dell'Olbia a trovare un quasi pareggio, una traversa spettacolare, Nardi nulla poteva e poi il Cesena pur con qualche affanno riesce ad evitare il peggio. Una paura che si stava materializzando, ma il Cesena la scaccia via da par suo. C'è il Caturano che appoggia il pallone a beneficio di questa conclusione di Favalle. Deviata, Caturano, risposta del portiere. E alla fine ancora lui, è Pierini a firmare la propria doppietta personale. È lui a dare un senso immediato a questo match, a chiarire come il Cesena voglia portarsi a casa i 3 punti. Viene festeggiato dai propri tifosi, un giocatore che sta trovando continuità di rendimento, trova anche il quinto centro stagionale, questo sicuramente molto agevole, ma lo era stato anche in precedenza, l'uomo giusto al posto giusto. Cesena che vorrebbe anche chiuderla qua, siamo al 39esimo, in attacco sempre la squadra padrona di casa con Caturano che scarica sulla destra per Steffè, c'è il cross al centro, pallone che spiove, colpo di testa di Ilari, alto sulla traversa. Ottimo Cesena dunque in questa fase, dopo aver sofferto un po' a metà del primo tempo. Cesena che a inizio ripresa subisce il ritorno dell'Olbia, vuole riaprire il match, la squadra ospite, c'è Ragazzu che mette al centro il pallone per Udò, il tentativo di rovesciata, buona l'idea ma la conclusione è completamente out.
Tutto ciò, come detto, al 58esimo minuto, ma adesso ci spostiamo al 65esimo con il pallone manovrato da Pierini per Candela. C'è la sovrapposizione sulla destra di Caturano che riceve palla, cerca il diagonale, la grande risposta di Ciocci. Decisivo il portiere dell'Olbia per evitare una tris che però arriverà pochi minuti più tardi, cioè al 79esimo con il neo entrato Calderoni che si presenta così, una cross perfetto per il colpo di testa di Caturano. Azione di lusso questa della Cesena che fa capire come sarà utile sicuramente il contributo del numero 32 così come di tutti gli acquisti effettuati dalla squadra bianconera, lo ricordiamo quest'oggi, non è sceso in campo Bortolussi, out dell'ultima ora, al suo posto un altro degli ultimi acquisti, ovvero Pittarello, insomma una Cesena che trova nuova linfa dalla propria campagna di rafforzamento. E poi 87esimo minuto, Tonini invece non è certo un ultimo arrivato nella Cesena, si scatena, cerca un doppio dribbling, gli riesce, non però la conclusione vincente. E allora è tempo di chiuderla qua, 3-0, fischia alla fine il direttore di gara, la signora Caputi di Livorno, insomma Cesena che può andare a raccogliere l'applauso dei propri tifosi, Cesena che si consolida a 43 punti nella classifica del campionato di Serie C. E Oberdan, insomma, abbiamo assistito ad un match che poteva anche avere un epilogo diverso se l'Olbia avesse sfruttato magari quella fase favorevole del primo tempo, ma mi pare di poter dire ci siano poche recriminazioni per tutto il resto che si è visto. Potremmo dire il punteggio punisce oltre misura i demeriti dell'Olbia che comunque vi sono, e certo, sulla vittoria del Cesena credo sia indiscutibile. Io ho visto il primo tempo e poi invece poi sono andato a Forlì, è chiaro, veniva il Cesena da una prestazione incolore con la Viterbese e lì ero presente, però credo che insomma il campionato sin qui del Cesena sia di 10 lode. Peccato che ci siano due squadre che invece stanno viaggiando a 11 e anzi a 12, e quindi questo vanifica o fa apparire meno risaltante il campionato che invece del Cesena, che è da applausi. Insomma, però insomma, Reggiana e Modena viaggiano a cifre incredibili, sulle quali c'è poco da fare, insomma, quindi credo che il primo posto indiscutibilmente sia già assegnato e sarà un derby della Via Emilia. Per le altre piazze il Cesena potrà dire la sua. Il playoff è sempre un terno all'otto e quindi il terzo posto darebbe proprio una posizione di privilegio, certo, nei playoff. Certo. Beh, arrivare secondo, no? Sarebbe ancora meglio, però è chiaro che voglio dire, al momento è irraggiungibile se sulla carta, no? È ovvio che insomma, la posizione nei playoff del Cesena credo che sia ormai scontata, sia nel girone del nord che nel girone del sud. Ci sono delle corazzate, basti pensare il Catanzaro che ha una squadra mostruosa e che verosimilmente sarà nei play-off al pari di altre corazzate, Monopoli e altre, per non pensare poi al nord, dove certo, dietro al Sud Tirol dell'amico Paolo Bravo abbiamo Padova, Triestina, Feralpi, insomma. Grande concorrenza, però, grande questo Cesena, concorrenza. Oberdan, però anche dal mercato sta ricavando grandi certezze, perché abbiamo assistito anche a oggi ad alcune prodezze dei nuovi arrivati, Calderoni che si è presentato con un grande assist, si può dire che questi siano colpi mirati per dare spessore, anche perché adesso si giocherà ogni tre giorni. Certo, è chiaro, si è andato a completare un organico che soprattutto nell'ultimo periodo aveva avuto grossi problemi, insomma, e poi anche quello che possiamo definirlo un indirizzo societario, no? Quello di non preoccuparsi del dover necessariamente mettere in campo i tre o quattro giovani, ma come dire, schierare la miglior formazione possibile. Certo. E adesso l'arrivo di Calderoni, insomma, l'arrivo della mezzala austriaca che non conosco, ma insomma il suo pedigree credo però parli a sufficienza, consente a mister Viali di poter giostrare il suo piacimento, insomma, quando oggi cioè in panchina, no? Entra Calderoni, entra Missiroli, insomma. Iniziamo a ragionare. Cominciamo a ragionare, avevamo in ad alti livelli. Cesena aveva in panchina gente che aveva fatto, dico così, 300 partite in Serie A, certo, ecco, insomma, certo, per dire di che livello parliamo, ecco.
Assolutamente, Robert ha nominato mister William Viali, allora andiamo a sentire proprio le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine del match, come visto il successo contro l'OL. Questa squadra non doveva dimostrare niente a nessuno, nel senso che è una squadra che fa 40 punti in 21 partite, è qualcosa di eccezionale. Però è sembrato la partita scorsa che invece sentissero il peso di dover, che ne so, vincere per forza, non sbagliare niente. No. E invece no, dovevano avere la consapevolezza di continuare a fare quello che sono sempre stati o comunque per la maggior parte delle partite. Quindi credo che lo specchio della prestazione sia veramente questa voglia che avevano questa settimana di ritornare alla vittoria, perché vuoi la sosta lunga, vuoi le ultime due partite poco fortunate, è da un po' che non vincevamo, dai. Quindi fa molto piacere, fa piacere aver vinto anche con la nuova proprietà e per la nuova proprietà, perché loro ancora questo sapore non l'avevano assaggiato, vanno a fare una ripetizione, e quindi molto bene. Io sono convinto che sia un esterno che possa fare doppia cifra in questa categoria, gliel'ho detto. L'ho detto col ragazzo, l'ho detto con voi, all'inizio dell'anno nuovo avevo detto che secondo me poteva fare molto di più, e sulla strada buona. Questa continuità e questa serenità di cui lui ha bisogno lo sta aiutando, e sono convinto che possa fare ancora. Luca Leoni, una notazione non da sottovalutare, quella di regalare la prima soddisfazione vera, perché la nuova proprietà era presente il 19 dicembre all'ultimo successo ottenuto dal Cesena. Quest'oggi però mancava all'appello fino ad ora i tre punti a beneficio della nuova proprietà americana del Cesena, e adesso però, come sottolineava anche mister William Viali, inizia un ciclo di partite importanti. Sì, un Cesena che si trova comunque tante concorrenti, una vittoria importante, come abbiamo detto anche poc'anzi. Le prime due fanno un campionato a sé, vincere in casa era importante, vincere per una proprietà era importante, vincere è sempre importante. Assolutamente. Poi ho sentito il mister che ha denotato della prestazione di Pierini, un giocatore su cui lui ha sempre puntato, l'ha sempre lanciato, e anche contro la Viterbese, nonostante una prestazione generalmente opaca, è stato tra i meno peggio. Oggi ha incantato con una doppietta. E anche bene una Vinnesti, Pitarello è già stato lanciato, Calderoni è entrato, ha fatto assist, questo Cesena può far ben sperare. Cesena che, come detto, giocherà il match contro la Lucchese, il recupero di campionato, e dunque ci sarà da vedere come si evolverà la stagione bianconera dopo, come detto, il ritorno al successo. Oberdan, per chiuderla qua, della Cesena, nella scorsa settimana avevamo un po' parlato del mercato come fonte anche un po' di distrazione per alcuni giocatori, è sempre così o alle volte è uno stimolo? Il secondo te può aver inciso nel piccolo periodo di appannamento, parliamo veramente di due partite in cui il Cesena non ha brillato, oppure effettivamente c'è del vero in questa situazione? No, direi di no, insomma adesso i calciatori a questi livelli sono calciatori professionisti, d'altronde ormai è già una decina d'anni che giochi con il calcio, con il mercato aperto, e quindi con la quotidianità, il fatto che oggi giochi con la maglia del Cesena e domattina passi, faccio un eufemismo così, insomma, passi al Modena o viceversa, quindi questo insomma è la normalità, ormai, come dire, è il coso dei calciatori, insomma è anche una fortuna chi riesce a essere nelle categorie e ti misuri su questi che non, secondo me non sono certo problemi, insomma. Un Cesena che vince, ha vinto anche l'Imolese, ne parleremo nel corso della seconda parte della nostra trasmissione, in cui andremo a vedere anche le altre partite, in particolare quelle del campionato di Serie D. Per il momento però fermiamoci per pochissimi minuti. Regia. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it.
L'autunno sull'Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone, Luserne e Vigolana è la stagione del foliage, del relax, del trekking e della bike immersi nel silenzio della natura. Ogni weekend un evento enogastronomico. Vi aspettiamo. www.alpecimbra.it info@alpecimbra.it. E allora siamo di nuovo collegati, siamo con la seconda parte di Fischio Finale. Quest'oggi, come certamente saprete, non giocava la Serie A, giocavano solo alcuni recuperi della Serie B con la storia dello stage organizzato dal CT Mancini proprio per valutare i giocatori in vista di quello che sarà l'appuntamento decisivo. L'Italia che vuole tornare ai mondiali, il rischio però è quello di essere esclusa dalla massima competizione mondiale per due volte di fila. Ci saranno i play-off a marzo. Dunque non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda le partite in corso, non ce ne sono, ma quelle che invece si sono già disputate li conosciamo. Luca, andiamo allora ad approfondire subito il modo con cui Limolese ha portato a casa i tre punti nel match casalingo di oggi. Vediamo il servizio. È un Imolese orfano di alcuni dei suoi pezzi pregiati, tra cui Turchetta, passato al Foggia, quello che affronta il Teramo nella 24esima giornata di Serie C. Padroni di casa reduci dal beffardo pareggio subito in rimonta contro il Siena, mentre gli abruzzesi arrivano dal successo per 2-0 contro la Vis Pesaro. Andiamo con le immagini al settimo del primo tempo. Un Imolese subito in avanti. Qui gira palla il Teramo in difesa, il pressing dei padroni di casa sortisce effetto, il recupero palla e poi De Sarlo ci prova subito e impensierisce Perucchini. Tredicesima azione personale di Bernadotto, smanaccia però Rossi. Sei minuti dopo, al diciannovesimo, Limolese in avanti, il tiro cross di Alessandro Lombardi, ma De Sarlo non ci arriva per un soffio. 22esimo, il lancio lungo, in questo caso da parte degli ospiti, il filtrante per Bernadotto di poco alto. 28esimo, un corner dalla sinistra, il colpo di testa schiacciato da Belloni, impensierisce il portiere. 36esimo, altro lancio, in questo caso Lombardi si scontra con Perucchini, recupera palla Ceretti ma non inquadra lo specchio. 39esimo, è ancora Limolese in avanti con D'Alena che la mette per Belloni, il tiro però anche questa volta è a lato. Secondo tempo, 66esimo, punizione di D'Alena, anche questa sorvola la traversa. Stesso minuto, qualche secondo più tardi, ancora Limolese in avanti, in questo caso il colpo di testa di Lombardi non sortisce effetto e poi D'Alena ci prova in spaccata ma salva Perucchini. 77esimo, azione insistita questa da parte del Teramo. Poi c'è un recupero da parte dell'Imolese con, vediamo, Alessandro Lombardi che difende la palla, subisce questo tackle durissimo da parte di Forzone che era già ammonito e scatta dunque l'espulsione per Forzone. Ma una partita che regala ancora emozioni. Qualche minuto più tardi, all'84esimo, ci prova in questo caso l'Imolese sulla sinistra, la Vardera serve Benedetti, il numero 8 ci prova da fuori. Ancora una volta si deve mettere la mano Perucchini. 89esimo, rispondono gli ospiti con la punizione di Arrigoni che si abbassa all'ultimo, pericoloso il Teramo. Sempre gli ospiti, qualche minuto dopo, al 91esimo, un'azione che parte addirittura dal portiere, la palla arriva al numero 9, Bernadotto, che fa un lavoro sporco, difende la palla, se la porta, la tiene, cerca un compagno e lo trova in Lombardo che se la sposta sul sinistro, il tiro però è alto. Minuto chiave, 93esimo, forcing finale dell'Imolese ora in superiorità numerica, fa tutto in questo caso Luca Lombardi che supera un difensore, cerca la porta, altra finta e poi la trivela, splendida il gol del classe 2002 in prestito dall'Empoli, impazzisce letteralmente lo stadio Romeo Galli, una vittoria che dà ossigeno alla squadra di Fontana. Questa è l'ultima azione che possiamo riassaporare ancora una volta, finta contro finta e poi questo esterno
meraviglioso per Luca Lombardi, un gol che non può che dare gioia a tutta la squadra, tre punti fondamentali. L'Imolese in zona Cesarini batte il Teramo 1-0. E allora torniamo in studio. Oberdan, tu di salvezze, di lotte per la salvezza in Serie C ne hai vissute, anche un po' vestendo i panni da un certo punto di vista della squadra piccola coriacea che cerca di ricavare il massimo. Quanto possono pesare questi tre punti per il campionato dell'Imolese? Beh, credo importantissimi, anche perché l'Imolese era ed è tuttora, lo era ancora di più ovviamente se non avesse vinto in piena lotta salvezza all'interno dei play-out. Ricordiamo, non vinceva dallo scorso 24 ottobre 5-0 contro il Grosseto. Abbiamo la Viterbese che è l'ultima squadra in graduatoria e al di là della sconfitta di oggi in casa col Pescara, che è sicuramente una squadra che vale più della classifica che ha, domenica scorsa a Cesena aveva fatto vedere la caratura comunque complessiva del complesso. Questo per dire che è una graduatoria anche nelle posizioni di retroguardia tutta da definire, con squadre che possono abbondantemente risalire, e quindi insomma si tratta di dover necessariamente fare punti sempre, e quindi questi tre punti di oggi, come si dice, è platino. È platino, assolutamente, è platino. Anche perché abbiamo parlato prima del mercato del Cesena, in cui magari arriverà, come sappiamo, questa possibile ufficialità per Frigger. L'Imolese invece ha avuto un mercato sostanzialmente bloccato, anzi con diversi pezzi. Ha perso Turchetta, che insomma è un pezzo da 90, da 90, ecco. Senza ombra di dubbio. Per cui ha magari anche una valenza di compattezza adesso per lo spogliatoio, il fatto magari di dover fare le nozze con i fichi secchi. Situazione strana così. Quella di Turchetta, no? Perché era, come dire, era a Caserta, viene di Ravenna, quindi torna in Romagna a giocare e poi rescinde il contratto con a Imola e torna a Foggia. Certo. Lo avranno certamente convinto con dei buoni euro, via, però insomma, ecco, la carta Zeman, chiamiamola così. Dopo tanto girare era ritornato qui da noi e si fermasse un pochino, invece insomma, sì. Gli piace continuare a viaggiare, però è un giocatore indubbiamente molto molto importante per la categoria. Assolutamente. Turchetta tra l'altro ci richiama alla memoria anche il Forlì, per una stagione, anche quella clamorosa, che abbiamo testimoniato anni fa grazie a Fischio Finale. E allora apriamo proprio il capitolo dedicato al campionato di Serie D, Girone D, e lo facciamo proprio inaugurando il nostro percorso con il match, ancora con la testimonianza, come detto, di Luca Leoni, che riguarda il Forlì. Vittoria anche questa davvero d'oro, di platino, come volete voi, contro l'Alcione Milano, 2-1. Luca. Dopo il ribaltone in panchina con l'esonero di Gadda, la rinuncia di Farnetti e l'arrivo di Graffieri, il Forlì affronta l'Alcione Milano nel 20° turno del Girone D di Serie D. I Galletti cercano punti preziosi per non rimanere invischiati nella lotta play-out, mentre la terza squadra di Milano arriva dal successo per 2-1 contro il Sasso Marconi. La direzione della gara odierna è affidata al signor Capriuolo di Bari. Passiamo subito con le immagini al settimo, con gli ospiti in avanti, questo lancia a cercare Bangai che serve la corrente. Latini si porta la palla in aria, il tiro raso terra è sul fondo. Un minuto dopo risponde il Forlì con Pera, serve qui Paolo Rapai che col sinistro chirurgico trova un gol straordinario, il quinto in campionato per Paolo Rapai. 18° punizione insidiosa degli ospiti con Morselli, smanazza Ravaioli. Un minuto dopo sono sempre gli ospiti in avanti, il colpo di testa in questo caso è di Maini, di nuovo a lato. 24° Pera lancia ancora un Rapai in stato di grazia, rivediamo le immagini, questa sforbiciata che esce di pochissimo. 30° Gierzos serve Pera che punta il difensore, se la sposta sul destro, il tiro viene bloccato, arriva Amedeo Ballardini, il tiro viene respinto.
Sempre Ballardini si trova con Pera e lo fa con questo 1-2 che sancisce al 34esimo il raddoppio del Forlì, azione da manuale Pera Ballardini, gol del Forlì. 44esimo, una traversone dalla destra, la palla arriva tra i piedi sempre di Amedeo Ballardini, si trasforma in un assist per Pera che ci prova di tacco, riesce a salvarsi la squadra ospite. Un minuto dopo, ancora una volta, il Forlì dalla destra, Pezzi apre per Gierzos che col sinistro la mette in mezzo e ancora una volta il pericolo numero uno è Pera con questo colpo di testa che sorvola la traversa. Siamo ora al secondo tempo, è sempre il Forlì in avanti, lo fa sempre col suo numero 7, con Pera questo sinistro che impegna Radaelli. 23esimo, ora però ci prova la squadra di Milano con questo stop a seguire straordinario di Morselli, serve poi Bangai, il tiro viene respinto. 42esimo, siamo alla fine e trova il gol, il pericolo numero uno degli ospiti, quel Manuzzi che bene ricordiamo ai tempi di San Mauro, 11esimo gol in campionato per lui, ma Lombardi quindi che accorciano le distanze ma non riescono a completare una rimonta, una vittoria davvero salvifica per il Forlì allo stadio Morgagni, finisce 2-1 tra Forlì e Alcione Milano. Direi Oberdan che Luca abbia azzeccato un po' la definizione di questa vittoria salvifica davvero in un momento così delicato, così importante. Che idea ti sei fatto del momento del Forlì, anche di quello che è successo e poi oggi presente, come detto, allo stadio, della prestazione dei Galletti? Ma che dire, Forlì negli ultimi anni, sono rimasto coinvolto anche io direttamente, anche tu, quindi insomma parlo con ragione di causa, ma indubbiamente c'è stato in ogni stagione tutto un susseguirsi, se vogliamo, di delusioni rispetto a quelle che sono state sempre le aspettative della società, della piazza. I motivi sono tanti, non si è mai dato fiducia e continuità a persone, questo continuo cambiare direttori sportivi, allenatori, giocatori, chiaro che non agevola l'ottenimento di questi risultati. È un peccato perché sicuramente la società ha fatto sforzi economici importanti in tutti questi anni e per un motivo e per un altro i risultati non sono stati certamente pari agli sforzi profusi. Oggi direi una vittoria assolutamente meritata, un Forlì che ovviamente si è giovato del gol iniziale e mi piace insomma ricordare Paolino Rapai che io portai a Forlì, tant'è che però purtroppo ecco questo ha testimonianza come non si dà continuità, l'anno dopo non fu confermato e per fortuna del Forlì poi è stato richiamato ed è un ragazzo di Forlimpopoli che credo raffiguri ecco lo spirito di quello che dovrebbero avere i giocatori, un po' di sano protagonismo, di vicinanza, e credo che Paolino insomma queste grandi soddisfazioni che sta riscuotendo in questa stagione se le merita tutte insomma. Luca, quest'oggi anche tu presente al Morgagni, una prestazione in cui hanno brillato, come diceva anche Oberdan, Paolino Rapai e poi un po' i giocatori che erano stati in ombra nelle scorse settimane. È, secondo te, sta nascendo qualcosa di nuovo a Forlì dopo le difficoltà, inutile sicuramente negarlo, della fase discendente dell'ultimo periodo appunto di Massimo Gatto? Sì Andrea, forse nel momento di maggiore difficoltà, perché quando c'è stato tutto questo susseguirsi di allenatori, Gadda, Farnetti, poi arriva Graffiedi, Forlì trova una vittoria fondamentale. Oggi è brillato Pera che resta il protagonista, ma ha giocato bene Rapai che ha segnato. Vorrei citare anche la prestazione di Amedeo Ballardini, sempre presente oltre che per l'assist in avanti. L'abbiamo detto sin dall'inizio stagione, il Forlì è una squadra che a livello di giocatori c'è una squadra che dovrebbe sulla carta militare in una zona di classifica diversa. Poi non sempre le stagioni vanno come ci si aspettava ed è il momento di rialzare la testa. Questa squadra ce la può fare. E dunque una Serie D anch'essa impegnata nel turno infrasettimanale, dunque tantissime le partite che mancano da qui alla fine, tante le possibilità per risalire la corrente. Noi continueremo a parlare di Serie D al ritorno dopo questa brevissima sosta, andremo a vedere subito il match che riguarda il Ravenna. Regia.
La commerciale agricola di Billy Giovanni S.p.A., punto di riferimento per la vendita e il noleggio di macchine agricole, industriali e per il giardinaggio. Concessionaria New Holland, rivenditore dei più importanti marchi. La nostra forza è un servizio assistenza con officine mobili di pronto intervento. Automezzi per trasporti anche eccezionali, tecnici altamente specializzati. L'officina Billy compie 50 anni. Dal 1971 l'Officina Billy garantisce l'assistenza tecnica più efficiente e tempestiva. Fornitissimo magazzino di ricambi originali. Disponiamo inoltre di un vasto parco di macchine usate, controllate e garantite. Un centro servizi per consulenza tecnico-agronomica, fiscale, assicurativa e finanziaria. La commerciale agricola di Billy Giovanni S.p.A. Sede a Forlì, via Dragoni 114, filiali Rimini Fano, www.commercialeagricola.com. E allora, come promesso, ripartiamo dalla Ravenna che aveva inaugurato nell'anticipo quella che è stata la giornata attuale. Lo ha fatto con una vittoria, ma come vediamo ottenuta solo nel finale, nel match casalingo con la Real Forte Querceta. Sentiamo. E dunque l'ultima giornata di campionato aveva riportato in auge il duello per la promozione in Serie C tra Rimini e Ravenna, salvo poi assistere al ritorno in seconda piazza del Lentigione. Insomma, un duello ma anche una corsa a tre da definire a suon di vittorie. Il Ravenna la desiderava proprio nel match casalingo contro la Real Forte Querceta. Partivano dunque all'arrembaggio i giocatori padroni di casa con questo tentativo di Saporetti, deviato però in corner. Dopo un primo momento di studio, 20 minuti in cui era accaduto davvero poco, la partita che si è accesa improvvisamente e la grande chance per gli ospiti con Islamai, il salvataggio provvidenziale di Botti al 36esimo in questo caso. E poi a lottare sul pallone Guidone, una lotta che prosegue, e poi le lamentele del Ravenna per un possibile mani in area di rigore, altra conclusione, quella finale effettuata da parte di Dorsi. Niente da fare per i giallorossi, che non riescono a trovare la via del gol ma continuano a spingere. L'assist in questo caso di Guidone, ancora per Dorsi, out la battuta a rete. Siamo allora con le immagini, come detto nel corso della ripresa, siamo a testimoniare come debba cambiare passo la squadra di Andrea Dossena per cercare di ottenere i tre punti fondamentali per mettere pressione al Rimini. E allora spinge sulla destra il Ravenna con Saporetti che entra in area, cerca l'assist sul secondo palo ben appostato, c'era Belli, ma c'è anche l'intervento per il corner. In attacco però, quando si fa vedere, il Real Forte Querceta mette paura alla Ravenna. Qui Della Pina viene fermato proprio sul più bello. Andiamo allora al 17esimo, in area di rigore ancora le proteste della Ravenna. All'indirizzo del direttore di gara chiedevano un mani di Macabruni, non c'erano però i presupposti a nostro avviso giustamente per la concessione del rigore. Ci pensa allora Spinosa con un destro precisissimo dal limite dell'area di rigore, batte il portiere Adornato, segna il gol che diventerà fondamentale per il Ravenna, che perde però per strada anche il proprio mister Dossena, espulso quando ormai gli animi si erano un po' scaldati dopo quegli episodi che vi abbiamo testimoniato in precedenza. Real Forte Querceta che prova a ripartire in contropiede, svanisce nel nulla però questo tentativo, e alla terza richiesta della Ravenna arriva il rigore. In questo caso il mani è di Contipelli. Calcio di rigore, dal dischetto c'è Guidone, capisce tutto però Adornato. E allora a due minuti dalla fine resta in vita la Real Forte Querceta. Il Ravenna ha solo un gol di vantaggio, non riesce a implementare il proprio bottino con Mendicino e Podestà che vengono murati sul più bello. E poi dopo i 5 minuti di recupero canonici, il triplice fischio del direttore di gara, il successo che si materializza per il Ravenna, 1-0, e come detto i giallorossi restano incombenti per la conquista della promozione in Serie C.
Insomma, Luca, abbiamo visto il Ravenna, abbiamo visto una partita in cui i giallorossi hanno sicuramente menato le danze, ancora una volta quei rischi che abbiamo sempre un po' testimoniato, ma davvero un'abbondanza di soluzioni per il Ravenna per poterla sbloccare. Alla fine una l'hanno trovata, il gol partita appunto che abbiamo visto nella ripresa. Potevano anche essere due se Guidone non avesse sbagliato il rigore. Il Ravenna è una squadra, come abbiamo detto più volte, che comunque propone calcio. Anche nel big match che c'era stato prima della sosta contro il Rimini, un pareggio importante. E il Ravenna ora si porta al secondo posto per via dello stop dell'Entigione. Credo personalmente che il Rimini faccia un altro campionato, proprio perché dà continuità, riesce a vincere, come abbiamo visto, anche contro il Prato. Anzi, vedremo tra poco, di misura, ma una vittoria importante, 1-0, porta inviolata e Ravenna rimane in corsa. E allora l'abbiamo un po' spoilerato questo filmato, davvero un regalo che ci fa la regia e la collaborazione anche con l'emittente TV Prato, che ci garantisce la possibilità proprio di assistere a quello che è stato il match quest'oggi, che vedeva impegnata la capolista, il Rimini, è andata a vincere in casa del Prato col punteggio di 1-0. Vediamo se il servizio è pronto, sentiamo. Da un coefficiente di difficoltà altissimo, perché contro il Prato al River Rimini, la formazione che è veramente lo schiacciasassi del campionato, la capolista indiscussa del girone D del campionato di Serie D. Il signor Gambino della sezione Dino c'era palla in intanto il Prato, attenzione, la palla è per Maione, la conclusione da parte di Maione. Attenzione a Gabbianelli che ha grande tecnica individuale, il tocco dentro per Germinale, ancora Gabbianelli, prova a passare Gabbianelli che finisce a terra e c'è simulazione. C'è il calcio di punizione per il Prato, simulazione. Da rivedere questo episodio, lo segniamo ovviamente sul nostro taccuino. Si ferma la sovrapposizione di Andrei, ci prova Gabbianelli, si mette in proprio e la parata di Jacopo Pagnini. Le misure in Rimini al Prato in questa fase del match, lo sta guidando in maniera abbastanza importante. Però tanta attenzione, Maione, area di rigore, Maione, la parata di Marietta. A Gabbianelli risponde Maione, attenzione, Alexis potrebbe anche calciare, va da Soldani, Soldani la mette, attenzione con l'intervento di Carboni che anticipa Marietta centralmente per Gabbianelli, attenzione a Gabbianelli, carica il tiro e la parata di Pagnini, Gabbianelli chiama, Pagnini risponde al minuto 29, Rimini pericoloso, tecnico davvero importante, intanto attenzione alla conclusione e la palla che esce, c'è una deviazione, la conclusione da parte mi sembra di Greselin, tanto attenzione alla giocata di Nicoli che fa questo strappo, poi la conclusione da parte di Bojan Aleksić e la parata del portiere Marietta. Rimini con Averi, la può mettere Averi, il cross di Averi, attenzione con la palla che esce, un brivido proprio all'ultimo tuffo e adesso tutti a bere un tè caldo, è 0-0 al termine del primo tempo. E allora si comincia, questo è il secondo tempo di Prato-Rimini. Gabbianelli recupera, arriva Bajić, lo strappo di Bajić, Bajić prova la battuta, fuori Stefan Bajić, palla fuori davvero di un niente, il Prato c'è con Stefan Bajić che comunque la tiene in campo, attenzione a Piscitella che rientra, va a effettuare il cross dentro, colpo di testa da parte di Mencagli, la parata di Pagnini, Piscitella con il suo movimento a rientrare, il tocco dentro, attenzione al colpo di testa da parte di Greselin che si divora il gol del vantaggio del Rimini. Tutto finale con il Prato che continua a rimanere in partita, attenzione perché la palla è buona, attenzione, attenzione alla conclusione, la rete, non ci credo, ha segnato Ferrara ed è tutto buono, ha segnato il Rimini al minuto 46, è partito sulla fila del fuorigioco ed era in posizione regolare perché era proprio di fronte alla nostra postazione e quando meno te lo aspetti, proprio all'ultimo tuffo, una beffa clamorosa per il Prato, Ferrara, il gol vincente. Mettila dentro Soldani, eccola qua, Tommaselli, Palermo,
e Marietta devia in calcio d'angolo. Il Prato c'è con Palermo e adesso tutti dentro, tutti a saltare in questa bolgia che è lungo Bisenzio. Marietta decisivo su Palermo, perde la palla e allora finisce qua ed è una beffa clamorosa per il Prato, una beffa clamorosa. Al 46esimo Ferrara dà la vittoria alla formazione biancorossa. Il Prato però avrebbe meritato molto molto di più. Come detto, una telecronaca sicuramente fronte Prato, davvero carica di adrenalina e che Oberdan ci ha testimoniato però, e noi partiamo dal fronte romagnolo, di un successo fondamentale ottenuto tra l'altro nel modo più dolce, cioè con un'imbucata nella parte conclusiva del match. Sì, anche perché poi adesso sono tornati a giocare al Lungo Bisenzio, sì. Un Lungo Bisenzio che facevo fatica a riconoscere perché hanno praticamente buttato giù tutta la tribuna dei distinti e quindi avevo il dubbio se era lo stadio vecchio oppure no, beh, tanta gente, quindi insomma un pubblico caloroso. E beh, ma queste sono le vittorie, come si dice, che stanno a significare che è l'annata giusta, perché certo, vincere questa partita con le sofferenze, mettiamo anche che la regia toscana ci abbia mandato solo o prevalentemente le loro azioni a discapito dei romagnoli, però insomma è una vittoria pesantissima, anche perché altrimenti il Ravenna ti andava a 3 punti, devi andare a Ravenna, insomma, e quindi sarebbe stato comunque un campionato comunque da giocare. È chiaro, il Rimini è la squadra più forte, però queste vittorie come quella che ha fatto il Ravenna ieri, una tirata di orecchie a Guidone, gliela devo fare, perché insomma, dare, no? Siccome lo conosco bene, 7 anni fa sbagliava sempre i rigori, se dopo 7 anni li continua a tirare e li continua a sbagliare vuol dire che... Però li sbaglia anche un certo rigore, Ibrahimovic, oh, perdona, il rigore, ricordiamolo. Però Guidone, al quale mi lega davvero tanti bei ricordi, però i rigori non sono la sua arte. Insomma. Certo, diciamo certo. Che è meglio che il rigore lo lascia qualcun altro, troppo alta la sua percentuale di errori. Diciamo equivale a quella di Ibrahimovic dell'ultimo periodo. E allora, con questo paragone importante, noi prima di chiudere la seconda parte della trasmissione diamo un'occhiata anche alle altre partite di Serie C, in particolare quella della Reggiana, che mantiene il passo della Modena battendo col punteggio di 1-0 il Siena. Sentiamo. In campo dunque la Reggiana contro un Siena sicuramente in grave difficoltà, reduce dall'incredibile rimonta effettuata contro l'Imolese che ha evitato l'ennesima capitolazione dei toscani, in assoluto debito di ossigeno. In classifica fa i conti il tecnico della Reggiana Aimodiana, forse per capire, per sistemare meglio la propria squadra nel modulo tattico. Si può giocare dunque questo match, si può giocare con una Reggiana che sa che il Modena oggi ha un impegno difficile in casa della Virtus Entella, potrebbe essere la giornata ideale per il sorpasso ai danni dei canarini. Una Reggiana che inizia alla grande, Lanini trova l'assist seppur involontario per Rosafio che segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Non abbiamo proprio l'inizio dell'azione, rimane il dubbio se ci fosse oppure no tra le tante proteste. Reggiana che non si scompone però, al 27esimo si presenta in area di rigore con il fallo di Lanni ai danni proprio dell'ottimo Rosafio. Le proteste in questo caso sono dei padroni, degli ospiti del portiere Lanni, che come vediamo però ha travolto sicuramente il giocatore della Reggiana. Dal dischetto non sbaglia l'esecuzione Zamparo, la sua esecuzione è spiazzante per il portiere degli ospiti, è il gol partita che deciderà il match e come sappiamo manterrà la Reggiana in scia del primo posto, proprio si rimane appaiati con il Modena grazie a questi 3 punti. Della Modena ci occuperemo nella terza parte della trasmissione, in cui apriremo anche il fronte dedicato alla promozione alla Sampierana, dunque appuntamento a tra pochi minuti. Regia. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini, mi sono laureato in odontoiatria nel 1997 e in tutti questi anni il lavoro del dentista è cambiato molto.
Oggi esistono delle tecnologie che possono rendere le terapie odontoiatriche più sicure e veloci, come la TAC con BIM, il microscopio, il laser e lo scanner per l'impronta senza pasta. Ma le mie tecnologie preferite restano la scienza e l'onestà. E allora, non andare all'estero a curare il tuo sorriso. Scegli Medici Italiani, scegli noi, vieni a trovarci. Ideal System, specialista nella realizzazione di celle frigorifere industriali e commerciali, impiantistica, strutture metalliche, porte e piani di carico, tamponamenti e coperture. Un'ascesa costante ha portato Ideal System a raggiungere l'eccellenza nel settore. Le più innovative tecnologie al servizio del cliente, con progetti curati nel dettaglio e un servizio di assistenza sempre attivo. Ideal System, con sede a Cesena, opera su tutto il territorio nazionale e all'estero. Ideal System, soluzioni ideali per sistemi industriali. E allora siamo nella terza parte di Fischio Finale, siamo a chiudere sostanzialmente il cerchio per la lotta al primo posto, ma in previsione di quello che sarà il match di mercoledì in programma alle ore 21, Reggiana contro Modena. Era stata la gara rinviata, la prima dopo la sosta invernale, rinviata per la sosta del campionato allungata per il Covid. E allora, dopo la vittoria della Reggiana, dopo aver visto come i Granata abbiano faticato per portarsi a casa i tre punti, vediamo che cosa è successo, ed è davvero tanto, a Chiavari tra Entella e Modena. Regia. Il Modena ha conseguito ben 13 vittorie consecutive, vuole scrivere tutti i record, forte di un organico sicuramente di qualità superiore, ma l'impegno con l'Entella è sicuramente complicato anche per i canarini, che pure al 19esimo si presenta in area di rigore con Azzi, la risposta del portiere Borra e la traversa che salva la porta della Virtus Entella. Al 36esimo il fattaccio, il rigore concesso dal direttore di gara per un mani incredibile di Ciofani, ma i giocatori del Modena fanno presente all'arbitro: direttore di gara, andiamo a consultare il suo collaboratore che ha un'idea differente. E infatti così accade, cambia la decisione, viene annullato il rigore a beneficio dell'Entella per una spinta da valutare, quella di Mercai proprio ai danni di Ciofani, e come vediamo l'allenatore Volpe dell'Entella è esterrefatto, anche perché il rigore arriva ma nel secondo tempo a beneficio del Modena. Il giallo che poi viene sventolato in faccia a Coppolaro, una spinta anche qui per Minesso e per Giovannini, chiedo scusa. E il rigore concesso al Modena è trasformato questa volta sì dalla squadra ospite, da Minesso, il gol dell'1-0 che spacca la partita e alimenta le polemiche che già stavano perdurando dalla prima frazione di gioco. Anche perché il Modena la chiude al 76esimo minuto con il gol di Pergreffi sotto misura sugli sviluppi del corner, tutti fermi quelli della Virtus Entella. Un match che potrebbe avere un ulteriore sviluppo al 91esimo minuto con Azzi sulla sinistra, l'uno contro uno, entra in area di rigore, viene steso in malo modo proprio dal già reo Coppolaro del primo fallo da rigore. C'è il secondo penalty per il Modena, in questo caso l'intervento è indiscutibile. Dal dischetto si presenta proprio Azzi, ma sbaglia, si resta così sul 2-0, anche se ormai i giochi sono fatti, il Modena può esultare perché il match che si stava avviando con la difficoltà di un rigore da dover fronteggiare è poi invece andato a finire nel migliore dei modi, il successo della squadra ancora capolista, quella di Attilio Tessin, col punteggio di 2-0. E allora Oberdan, l'ho chiesto anche la settimana scorsa, senza grande successo, con mister Magrini, chi vince il campionato fra Reggiana e Modena? Beh, mercoledì secondo me abbiamo un bel indizio.
semmai il rammarico sarà per chi arriva secondo, come dicevamo prima. Sì. Ci troveremo una squadra che rischia di arrivare secondo con 80-85 punti, cifre incredibili, e ti vai a giocare il secondo il posto che resta, il quarto posto, diciamo così, no, per la promozione in Serie B attraverso play-off infernali, incontrando le altre con il rischio concreto, così come è quasi sempre avvenuto, che la seconda non va mai su. E il precedente fresco del Padova dell'anno scorso, insomma, insegna. Io allora Oberland provo a tradurre. Però insomma qui oggi il Modena, credo che insomma il rigore con il quale è andato in vantaggio, adesso per carità non abbiamo una moviola per sezionare l'immagine, però mi sembra molto un gentile omaggio del direttore di gara. Da discutere, e già c'erano state proteste la settimana scorsa per un contatto che aveva mandato per Letere, il giocatore dei Canarini. Io provo a cambiare allora la mia domanda: chi vince il campionato di promozione Girone F? Anche lì c'è una bella lotta infernale. Diciamo che è combattuto anche nel campionato di promozione. Mi spiace ahimè dirlo, non lo vince la Sampierana, non eravamo partiti per vincerlo, ma ovviamente per cercare di fare, come peraltro stiamo facendo un campionato, cercando di riuscire ad ottenere la zona playoff. Non ci siamo molto distanti, per noi dipenderà molto il recupero che andiamo a fare, come tu hai detto, il 13. Certo. Ovviamente qualora andasse bene potremmo ancora giocarci le chance per i playoff. Per il primo posto credo che la favorita principale possa essere il Torconca, però occhio al Gambettola, che ha rivoluzionato un po' l'organico, c'è un organico per la categoria ovviamente molto molto corposo, sia a livello numerico che a livello qualitativo, e quindi insomma direi o Torconca o Gambettola. Della vostra stagione si può riassumere come, ecco, come sta procedendo? Lo hai sostanzialmente un po' detto, ecco, della Sampierana, vi aspettavate qualcosa di più, oppure il livello comunque è davvero alto del vostro campionato, perché ci sono squadre, diciamo, importanti. San Piero, no? Per tradizioni, per tifosi, per anche insomma per storia, diciamo che ce lo diciamo tra noi dirigenti, no? La nostra categoria ideale è l'eccellenza, o sarebbe l'eccellenza, e quindi il nostro augurio è quello di cercare nel più breve tempo possibile di tornare nel campionato di eccellenza, però l'attualità è la promozione, e con questo dobbiamo misurarci, dobbiamo confrontarci e dobbiamo cercare di fare nel miglior modo possibile. È chiaro che quest'anno cerchiamo di gettare le basi per un campionato che vorremmo che potesse essere da protagonisti quello della prossima stagione. Ecco. E a proposito di duelli serratissimi per salire di categoria, sicuramente il Cesena Primavera nella Primavera 2 Girone B sta proponendo un duello clamoroso con la Lazio. Ieri vittoria 4-0 per quanto riguarda i bianconeri nel match rimandato due volte contro il Benevento, ma la risposta della Lazio 4-0 contro il Perugia, e poi non dimentichiamoci della Frosinone. Insomma, davvero un campionato che sta diventando clamorosamente combattuto, e come avete un po' anticipato e sentito, tra poco andiamo a sentire il commento di Marco Rossi al successo caratterizzato dalla grande prestazione dei gemelli Spendi ottenuto proprio dai bianconeri di Ceccarelli. Sentiamo. Ricomincia l'annata con una vittoria il Cesena Primavera di mister Giovanni Ceccarelli dopo il KO di Reggio Calabria nell'ultimo turno del 2021 di campionato. Sotto il sole di Villa Silvia a farne le spese è il Benevento, che crolla per 4-0 dopo un avvio però promettente. Al sesto i giallorossi sfondano con Malva sulla sinistra, Guerra si perde l'uomo e la conclusione va di poco lontano dalla porta difesa da Pollini. Le streghe prendono spazio in campo. Dopo 5 minuti Veltri cerca il colpo da biliardo, la palla fa la barba al palo. L'occasione più ghiotta dei campani è al 20°. Prisco tira fuori dal cilindro una magia, ma un super Pollini gli nega l'Eurogol.
Passato il triplice spavento, il cavalluccio si scrolla di dosso la ruggine e sfonda. Al 28esimo Bernardi, sulla fascia mancina, chiude il triangolo a Carlini, la palla arriva a Christian Spendi che si accentra e trova il varco per il vantaggio. La reazione non tarda ad arrivare, ancora Pollini deve intervenire di pugni sulla conclusione di Sorrentino a 10 dal riposo. Il registro non cambia nella ripresa perché la rovesciata di Bernardi è di poco imprecisa, poi Steven Spendi, servito da Bernardi, indovina il diagonale che vale il raddoppio. Il tris è nell'aria e matura così la doppietta personale per Steven Spendi con un facile tap-in dopo la conclusione ribattuta da Muraca sul tiro del fratello gemello del bianconero. Ad arrotondare ulteriormente il risultato ci pensa il neoentrato Sugliani al minuto 79 in contropiede. Con questo successo il Cesena sale a quota 28 punti, sempre a meno 1 dalla Lazio capolista del girone B. Insomma, anche questo un duello appassionante che sta continuando dall'inizio della stagione tra gli estremi opposti, una squadra neopromossa dalla terza divisione della primavera rispetto ad una neoretrocessa dalla prima divisione. Insomma, davvero tanto di cui raccontarvi da qui alla fine della stagione, così come torniamo finalmente, lo possiamo dire, a parlare anche di eccellenza. Lo facciamo partendo allora vedendo i due recuperi di cui oggi abbiamo le immagini. Innanzitutto il derby ravennate fra Del Duca Grama e San Pietro in Vincoli se lo sono aggiudicati gli ospiti col punteggio di 2-0. Sentiamo. L'occasione per rimettersi in moto in attesa di tornare a disputare una giornata piena di campionato, ma anche una sfida dai risvolti importanti nella corsa per non retrocedere. Del Duca Grama e San Pietro in Vincoli si ritrovavano dunque opposte l'una di fronte all'altra nel derby di Castiglione di Ravenna, con appena 3 lunghezze a separarle, tanto per tornare subito a respirare aria di calcio vero dopo un'attesa lunga più di un mese. Andiamo allora con le immagini al terzo minuto di gioco. Subito in attacco i padroni di casa, out la conclusione di Battiloro. Dalla parte opposta invece l'opportunità per il San Pietro in Vincoli, ma nulla da fare, il salvataggio sulla linea ai danni di Casadio. Ci spostiamo al 12esimo minuto, in fuorigioco però in questo caso Protino, dunque si resta sempre sullo 0-0 anche dopo questa battuta di Stellacci in area di rigore al 19esimo minuto, pallone fuori di poco. Siamo allora con le immagini al 23esimo, in attacco ci sono gli ospiti, in area di rigore c'è la possibilità per un duello, la possibilità di una cross al centro, il colpo di testa alto sulla traversa, il gol che al momento non arriva, ma alla mezz'ora il match che cambierà definitivamente il proprio corso. Resta vivo il pallone sotto misura e da lì non può assolutamente sbagliare Francesco Pezzi. È lui a interrompere dunque l'imbattibilità del portiere Sarini, è lui a portare avanti lo SPIV. 1-0 alla mezz'ora, come detto, alla 43esimo la reazione con Stellacci che inizia l'azione a beneficio di Battiloro, out per lui. Ci siamo allora trasferiti nella ripresa, altra imbucata buona per il Del Duca Grama, il cross al centro e per poco non arriva il gol per quanto riguarda Marra. Dalla parte opposta il San Pietro in Vincoli può giocare con maggior leggerezza, consapevole di avere dalla propria parte il vantaggio a disposizione e anche una grande stoccata in canna, quella che vale il raddoppio. Guarino al 55esimo minuto, dunque lui a trovare il 2-0 che incanala ormai in maniera definitiva il match a beneficio del San Pietro in Vincoli, anche perché Marra non riesce a trovare l'appuntamento col gol e poi alla fine gli ultimi assalti sono vani quando ormai il punteggio è segnato, il match va così a beneficio della San Pietro in Vincoli sul 2-0. Tutto ciò, come detto, per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, la lotta per la salvezza, ma quest'oggi anche un match importante che riguardava la seconda e la terza in classifica, il Russi contro il Diegaro, quantomeno un Diegaro vicino alla seconda posizione che però quest'oggi ha dovuto cedere il passo. Hanno vinto i Falchetti, anche in questo caso
con il punteggio di 2-0. Sentiamo. L'obiettivo di tornare a soffiare sul collo della capolista Fiericcione animava la vigilia di questa sfida tra Russi e Diegaro. Abbiamo visto subito in attacco il Diegaro con la prima possibilità. Per quanto riguarda gli ospiti, quella di Domini, è sempre Domini il più scatenato anche al sesto minuto di gioco, out per lui. Andiamo allora al 12° minuto con il Russi in attacco, debole però la conclusione di Bezzi. Molto più efficanti i Russi, 3 minuti più tardi con Salomone che fa valere tutta la propria esperienza, lavora col piede perno come nel basket, serve un assist spettacolare, Saporetti bravo a trovare la conclusione vincente sul secondo palo. 1-0 per i Russi, Diegaro che cerca la reazione, prova sulla sinistra Zannolli che mette a sedere l'uomo, mette al centro un cross, la conclusione out per quanto riguarda Morganti. Molto attivo il numero 3, qui cerca la conclusione vincente, c'è però il salvataggio sulla riga di porta del Russi, si va così all'intervallo sul punteggio di 1-0, ma è una partita molto aperta fino però al 12° minuto quando Salomone apre questa possibilità per l'ingresso in area di rigore di Saporetti, steso da Medici, calcio di rigore per il Russi, ammonizione per il numero 5 degli ospiti e dal dischetto si presenta proprio il re Antonio Salomone a cercare la conclusione vincente. La sua battuta, ma c'è la grande risposta, quella di Foiera che tiene vivo il Diegaro in vista di un secondo tempo che allora diventa ancora più appassionante. Sempre sulla sinistra l'avanzata di Zannolli, pericoloso il suo cross, palla che sfila però sul lato debole e dunque niente da fare per gli ospiti, per i cesenati, ancora però pericolosi in attacco con il solito Domini e alla fine con qualche imbarazzo però se la cava il portiere Lombardi. Il Russi allora l'impostazione, la palla sul secondo palo per la conclusione cercata da Garavini, ancora ad esaltarsi Foiera, ma proprio dal corner successivo nasce il raddoppio del Russi, palla che viene respinta in un primo momento e poi Salomone, solo lui forse poteva inventarsi un gol del genere, una conclusione sul secondo palo, a beffare anche Foiera, a sigillare il match e a far capire che il Russi c'è nella corsa per la promozione in Serie D, un Russi dunque che mette le mani sul match anche se Foiera evita il tris sul diagonale di Bezzi. E poi ancora il corner per quanto riguarda i Russi, palla che resta per Salomone, cerca il bis con un'altra conclusione velenosissima, palla vicina all'incrocio dei pali e poi la giusta standing ovation, l'ingresso in campo di Papa proprio per sostituire un Salomone davvero protagonista assoluto del match, ma c'è tempo anche per vedere all'opera proprio lo stesso Papa, servito da Garavini, sbaglia la mira in questa occasione. Non riesce così il Russi a infierire, a rendere ancora più grande il disavanzo, ma vince con merito il match ai danni del Diegaro, appunto col punteggio di 3-0. Favorita d'obbligo Oberdan, la Fiericcione ha ancora un grosso vantaggio, ma il Russi ha comunque le carte in regola per poter contestare una promozione al momento lanciata per quanto riguarda la squadra riminese. Beh, mi fa piacere, sono felice insomma per i Russi perché nella Serie D i Russi ha rappresentato un po' la storia delle squadre romagnole. Insomma. Sì. Il presidentissimo Lino Della Valle, al quale faccio un grande saluto, insomma, ha dedicato tutta la sua vita a Russi, adesso è un pochino ai margini, mi dico, della società, ma credo che segua sempre con appassionato sostegno e calore la sua creatura. Beh, però il campionato è ancora lungo, adesso questa pausa, bisogna vedere come si riparte, questo vale per tutti, certo. Vale per i Russi e è ripartito bene, e bisognerà vedere, insomma, credo che questo sia un campionato che ancora la parola fine non è stata detta e i Russi possa essere un protagonista sino alla fine.
Ultima sosta per quanto riguarda fischio finale e poi torniamo per il grande rush finale per vedere un po' le avversarie nella corsa per i playoff del Cesena, che cosa hanno combinato quest'oggi. Regia. SAC Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni. Grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia, realizza impianti a GPL domestici, avicoli e industriali, eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente. SAC Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano. SAC Petroli, la concessionaria Enigas GPL, più dinamica d'Italia. Alla parte conclusiva della nostra trasmissione, eccoci a parlare dell'Ancona Matelica, quest'oggi impegnata sul campo della Lucchese e tre punti solo sfiorati per quanto riguarda gli ospiti che avevano ottenuto il vantaggio prima di essere raggiunti sul 2-2. Sentiamo. E allora l'Ancona Matelica vuole ottenere altri tre punti contro la Lucchese, un match comunque sia che ha uno sviluppo simile a quello che ha riguardato quest'oggi il Cesena, perché passano appena due minuti, queste sono proprio le fasi iniziali del match, passano due minuti e subito arriva il vantaggio, ma dei padroni di casa. Calcio d'angolo, deviazione vincente, quella di Semprini. E arriva allora il gol del vantaggio della Lucchese, che potrebbe tagliare le gambe all'Ancona Matelica, assolutamente in difficoltà nella circostanza, ma al sedicesimo la pronta reazione, crossa dalla destra, palla in area di rigore che resta viva, poi un mischione pauroso come l'avrebbe definito Fantozzi, alla fine il gol arriva, dice che ha varcato la linea di porta, il direttore di gara, è dunque il pareggio di Fagioli. Esulta dunque il giocatore dell'Ancona e proteste a mille per la Lucchese. Resta ancora controverso questo gol, lo possiamo riapprezzare nel replay. Palla deviata sotto misura e poi forse sì, forse no, arriva il salvataggio del difensore, ma per il direttore di gara non ci sono dubbi. E poi ancora protagonista l'Ancona Matelica, il fallo in questo caso commesso ai danni di Moretti, un giocatore che sostanzialmente gli frana addosso in maniera ingenua, cercava sicuramente questo contatto l'attaccante dell'Ancona Matelica e arriva allora la doppietta, in questo caso dal dischetto di Fagioli, il vantaggio dell'Ancona Matelica. Proprio alla mezz'ora di gioco, esecuzione che non lascia scampo al portiere Coletta. 2-1 per gli ospiti, ma nella ripresa la Lucchese torna in partita, crossa dalla destra, palla viva e poi non ammette repliche, questa conclusione spettacolare al volo di Visconti. Il 2-2, un match che torna in perfetta parità per una fase conclusiva della seconda frazione, davvero al Fulmicotone, un match ora in assoluto equilibrio, due squadre che cercano entrambe i tre punti, l'Ancona Matelica con questa punizione dalla distanza per poco non li trova, traversa incredibile al 56esimo minuto con il pallone che alla fine finisce lontano dalla porta difesa, come dicevamo, da Coletta. E poi nessuna più variazione, due punti guadagnati dalla Cesena sull'Ancona Matelica, costretto al pari dalla Lucchese. E allora finiamo con invece chi non ha perso terreno dalla Cesena, parliamo del Pescara, vittoria in casa della Viterbese che, come sappiamo, aveva spaventato il Cesena nell'ultimo turno. Sentiamo. Ha sicuramente cambiato marcia il Pescara nell'ultima fase del campionato, quando ormai sembrava finita l'esperienza del tecnico Auteri. Così non è stato ed è stata una scelta sicuramente saggia, mentre intanto vediamo D'Ambrosio che lascia una corona di fiori per ricordare un tifoso della Viterbese scomparso proprio nei giorni scorsi. Si inaugura così il match del Rocchi e si inaugura al 27
37esimo minuto con il Pescara che propone questa azione sulla sinistra, cross al centro, deviazione sotto misura di Ferrari, da lì non può sbagliare, 1-0 per il Pescara che si presenta così sul campo della Viterbese, una match che a questo punto diventa in assoluta discesa anche perché la Viterbese è colpita a freddo. E allora intanto vediamo l'esultanza dei tifosi pescaresi, andiamo, ci spostiamo di appena 5 minuti di gioco, fa tutto con un magico destro il numero 7 degli ospiti, Dursi, il raddoppio del Pescara e Viterbese a questo punto già in ginocchio, 1-2 terrificante per quanto riguarda il match, e come vediamo una Pescara che sta giocando adesso sulle ali dell'entusiasmo. 2-0 come detto il punteggio, arriviamo di 5 minuti in 7 minuti in questo caso, ci spostiamo al 39esimo con il Viterbese che la combina grossa, sbaglia tutto, Urso regala sostanzialmente il gol a Rauti, anche lui scatenato in quest'ultima fase del campionato. L'errore, anzi in realtà non si trattava di Urso nella circostanza, ma di Martinelli. Cambia poco perché esultano ormai i tifosi del Pescara, consapevoli che sta arrivando il successo, anche se siamo ancora testimoni dell'ennesima prodezza di Volpicelli, già l'anno scorso scatenato con il Matelica, quest'anno forse un po' a giri inferiori il motore, ma come vediamo un sinistro magico, 3-1, il gol che arriva al 67esimo minuto non è finita perché la Viterbese a questo punto ci crede, cerca con questa conclusione il gol per arrivare sulla 3-2, trova solo la traversa così come trova il palo, dalla parte opposta il Pescara, l'87esimo minuto poteva chiudere definitivamente i conti, la squadra ospite che continua la propria pressione, conclusione alla fine centrale, facile preda per il portiere della Viterbese, Fumagalli. E allora siamo in conclusione del match, 3-1 per il Pescara e siamo in conclusione anche della nostra trasmissione, per cui permettetemi subito di ringraziare per essere stato qui con noi, essere tornato a fischio finale, Oberdan Melini. Ciao, grazie Oberdan. A voi e sempre, come dire, a tua disposizione. Assolutamente, per noi è sempre un grande piacere, anche perché come abbiamo visto tante cose da testimoniare e tantissime partite. Diciamo che gli anni non mi mancano, così come le esperienze in tante squadre, insomma, tanti giocatori che più o meno ho avuto la fortuna di dirigere. Insomma. Assolutamente, ci aspettiamo allora la tirata d'orecchi che hai promesso a Guidone, vedremo se arriverà oppure no. Intanto ringraziamo anche Luca Leoni. Luca, appuntamento a domenica prossima, direi. Sì Andrea, grazie, buona serata a tutti, appuntamento alla prossima settimana. L'orario è confermato, ore 19, continueremo a parlare di quello che sta succedendo, soprattutto ospiteremo, la speranza è che sia al completo il ritorno anche del campionato di eccellenza, in attesa, come dicevamo, del ritorno degli altri campionati previsto, seppur con qualche recupero, anche per il 27 febbraio. E allora non mi resta altro che ringraziarvi per essere stati qui con noi, a tutti voi la nostra buona serata, appuntamento a domenica prossima, ore 19, con fischio finale. Arrivederci. Gusta la genuinità dei prodotti della Centrale del Latte di Cesena, come lo squacquerone di Romagna e il formaggio di Fossa di Sogliano. Due formaggi DOP prodotti con cura e passione, usando solo latte romagnolo tracciabile fino alla stalla di origine. Entrambi premiati dalla Guida L'Espresso, i formaggi d'Italia. Premiati anche tu, gustando i formaggi DOP della Centrale del Latte di Cesena. Il buono della tua terra dal 1959. Romagna Sport, primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti.
i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto,